Allora, intanto, vabbè, vediamo cosa vi può interessare. Il fatto che oggi, vabbè, è tutto come previsto, nel senso che c'è questo voto sui viaggi studio per i ragazzi che appunto vanno nei campi di concentramento ed è una procedura d'urgenza. Poi il voto vero e proprio sarà la prossima settimana su questo, diciamo, atto. E poi ci saranno le commemorazioni di Frattini e di Azor Rosa e un ricordo del Papa. Del Presidente del Senato, diciamo, quindi anche okay, questo è Quando? oggi. Quindi il Oggi decreto Ucraina è il decreto domani. Ucraina inizia oggi nella discussione generale e invece verrà votato e ci saranno le dichiarazioni di voto domani. E domani si vota anche il Consiglio d'Europa. E questa è la settimana. I membri della delegazione. I membri della delegazione Perché che poi sono c'è già stati designati, mentre la prossima settimana c'è la Perché c'è votazione. poi sindacato ispettivo e question time, giusto? Questo Giovedì giovedì, question time. E i ministri sono Giorgetti, Tajani e Piantedosi. Sì, e Piantedosi. Senta, prima ha ricordato i campi di concentramento, però non ha specificato quali campi di concentramento. Scusi tanto, ma c'è Ma una sono cosa per una... i viaggi della memoria. della Sì, memoria? viaggi della memoria, però ha detto Sì. campi di concentramento. Un Allora. secondo che devo No, io lo cercare sapevo, però fare per autobus, chi però. vede. Non so se l'hanno scritto e specificato. Vabbè, comunque, Vabbè, insomma, vabbè, sì, comunque dopo comunque ve ci lo siamo dico, capiti. ci siamo capiti, insomma, il tema mi pare chiaro. Prossima settimana. Prossima settimana. Poi, per quanto riguarda, dunque, intanto io vi dico che noi faremo il question time sull'Iran, quindi il terzo polo farà il question time sull'Iran e diciamo, ovviamente porrà la questione al ministro Tajani e Giovedì. giovedì. E sempre diciamo, la prossima settimana ci sarà un'audizione congiunta sulla vicenda dell'Iran, ma anche sulla vicenda del Brasile con Tajani. Quindi ci saranno diciamo, delle le commissioni che congiuntamente approfondiranno diciamo, Ma queste. Camera Senato o Sì, Senato? Camera e Senato. E questa è un'altra notizia. Auspichiamo di poter fare anche la commissione, la votazione sulla Commissione diritti umani e la Commissione Segre. Giovedì diciamo del 19 alle ore, non abbiamo ancora detto alle ore, ok, e questa è l'altra cosa. Poi la prossima settimana, cosa molto importante, c'è la relazione del ministro di giustizia, scusate, sull'amministrazione della giustizia col voto di risoluzioni e sarà Quindi mercoledì, comunicazione. esatto, mercoledì 18 alle ore 9:30, altro diciamo appuntamento molto importante. E poi ci sarà anche il decreto, inizierà il decreto per la tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici. Ok? Queste sono altre due questioni. Mi perdoni, il decreto No? milleproroghe è stato già inserito nei prossimi Stanno voti? iniziando le Iniziano oggi. richieste di audizioni nelle commissioni, quindi Ok. è in una fase, diciamo così, di commissione. Volevo precisarvi che il terzo polo ha chiesto anche di mettere all'ordine del giorno una mozione sulle liste d'attesa e il sistema sanitario pubblico, dopo anche le inchieste, anche giornalistiche, che ci sono state in queste. Purtroppo non abbiamo ancora, diciamo, la data, però è stata una richiesta molto forte, così come abbiamo insistito perché vengano votate le commissioni antimafia e rifiuti, che sono ancora, diciamo, sospese. Queste, Avete diciamo. detto niente sulle designazioni della vigilanza? No, ancora su questo punto non c'è nulla, mentre sul CSM, come vi ho detto, si inizia a votare la prossima settimana, martedì 17 gennaio alle ore 16 e nel caso di mancato esito favorevole, ogni martedì da qui all'eternità. Appuntamento a Montecitorio tutti i martedì. Esatto. Grazie. Va bene? Grazie. Un attimo solo perché il Grazie. capogruppo di Sì, Apuia anche vuole io dire volevo una cosa. salutarci. Io ho chiesto l'informativa del ministro degli esteri come Alleanza Verdi Sinistra sulle vicende gravissime che stanno accadendo in Brasile in queste ore, che sono accadute nei giorni scorsi. Devo dire anche alla luce di un comunicato che ho trovato del tutto insufficiente di sostegno del governo italiano al legittimo presidente eletto dai brasiliani nelle scorse settimane. Allora della Meloni. Sì, del governo certo. E l'audizione ci sarà, in realtà non sarà in aula, sarà nelle commissioni congiunte di Camera e Senato giovedì mattina,
la presenza di italiani era già prevista per discutere della vicenda iraniana, si discuterà anche della vicenda brasiliana, spero giovedì che questo, giovedì questo, perfetto. E in quella sede per l'appunto si potranno esprimere naturalmente le posizioni da parte di ciascun gruppo rispetto a quello che sta accadendo. Grazie. Ecco, secondo lei la prossima settimana andrà a vuoto l'elezione dei membri laici del CSM? Sì, penso di sì. Grazie. Grazie. Grazie a tutti, buon lavoro. Radio Radicale, al termine della conferenza dei capigruppo col ministro dei rapporti col Parlamento Ciriani. Allora, oggi avevate parecchi temi da affrontare per qui, per Palazzo Madama. Allora, mi sembra di capire che oggi c'è questo provvedimento d'urgenza per la visita nei campi di concentramento per le persecuzioni ebraiche, e poi ci sarà il decreto armi. Sì, il decreto ucraino dovrebbe arrivare sicuramente in aula probabilmente già domani, ci sono pochi emendamenti, fortunatamente, quindi si prevede un'approvazione abbastanza rapida. Scadenza 31 dicembre. Scade assolutamente 31 dicembre, deve andare anche... 31 gennaio. Scusate. Vabbè, capita, uno 31 gennaio. È ancora... Stavo pensando alla legge di bilancio. Il 31 gennaio, e deve andare naturalmente anche alla Camera. Poi le cose più importanti, oltre a questa che è assolutamente importante, è il milleproroghe e tutti gli altri decreti relativi alle crisi industriali che sono incardinati qui in Senato, che devono avere un'approvazione abbastanza rapida. Avete stabilito anche la data per l'elezione dei membri della delegazione italiana al Consiglio d'Europa in vista di un vertice importante che ci sarà in Europa? Sì, dovrebbero essere approvati o mercoledì o giovedì alla Camera, probabilmente giovedì, probabilmente domani qui al Senato, ma questa naturalmente è una competenza dei gruppi su cui il governo può dire. C'è stata anche un'accelerazione per la commissione antimafia. Beh, sì, quello è un problema che rimane sullo sfondo, anche questo naturalmente su questo il governo non interviene, è un'iniziativa del Parlamento, dei gruppi parlamentari. Queste commissioni rinascono ogni legislatura per legge, quindi è importante, certo, che venga incardinata. E ci sarà un dibattito sull'Iran, un question time, e che cosa, c'è qualcuno che ha chiesto un confronto anche sul Brasile? Sì, il ministro degli esteri italiani riferirà alle commissioni congiunte di Camera e Senato una giornata di giovedì su entrambe le questioni, sia sulla vicenda legata alle proteste in Iran, sia su quanto è avvenuto in Brasile. Quindi la richiesta delle opposizioni è stata prontamente esaudita dal governo, in particolare dal ministro degli esteri. C'è stato prima De Cristofaro che ha detto che non era soddisfatto della dichiarazione della Meloni dopo quello che è successo a Brasilia, come l'ha trovata questa? Ma io credo che la Presidente Meloni abbia espresso in maniera netta e chiara qual è la nostra posizione, l'ha detto anche in un contesto, in una giornata in cui ha avuto rapporti altissimo a livello internazionale, per cui credo che francamente queste polemiche lasciano il tempo che trovano. Ci chiede sempre un qualcosa di più alla Meloni e al Partito dei Fratelli d'Italia anche su questioni che sono chiarissime e inequivocabili, come la nostra condanna per quanto è accaduto a Brasilia. La ringrazio, grazie al Ministro dei Rapporti col Parlamento Ciriani.